Ciao, sono Rudy Tontube e benvenuti a un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo overdrive, il Gold Drive di Lizzy Becto, un pedale giapponese, ma prima il brano di apertura. Il Gold Drive è un pedale molto interessante dal punto di vista della circuitazione, perché i tre controlli che vedete qui, ossia il drive, il tono ed il volume, interagiscono tra loro a definire il colore della distorsione finale. Ossia, non abbiamo solamente il controllo del drive, che definisce la quantità di distorsione che noi otteniamo dal pedale, bensì un'interazione tra il tono, volume e gain. Quindi, una paletta sonora estremamente ampia. Il pedale infatti può essere usato sia come gain boost di fronte a un amplificatore che già si trova in overdrive, oppure come overdrive o distorsore. Questo perché ha una quantità di gain sufficiente per essere anche piuttosto cattivello. La pasta sonora in generale è molto trasparente, molto pulita. L'avete sentito anche nel brano di apertura. Tutte le chitarre che ho suonato sono state registrate con lui. Da un punto di vista costruttivo anche, il pedale è realizzato molto bene. Lo switch è true bypass e i connettori di ingresso e di uscita sono della Switchcraft, quindi insomma un marchio che non ha bisogno di presentazioni. Da un punto di vista di circuitazione interna, le saldature sono realizzate in tecnica point to point interamente a mano. Passiamo adesso al looper, conosciamo meglio questo Gold Drive. Thank you.
Allora, che dire di questo Cold Drive? Vi è piaciuto? L'ho trovato molto interessante, molto particolare nei suoni, diverso dal classico overdrive a cui siamo abituati. Vi lascio il link di Lizzy Berto in descrizione e fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo marchio. È tutto per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì fate like, iscrivetevi al canale, venite a trovarmi anche su Instagram, @Guitar Studio, e su Facebook, su TonTube. Ci vediamo presto con altri video. Ciao!